Ok, mi ha detto come incomincio a vedersi il lavoro. Aspetta. Adesso facciamo il nono giro. Il nono giro ci dice di fare. Allora, tre diritti, un gettato, quattro diritti, un a cavallo, due rovesci, due assieme, due diritti assieme, quattro diritti, un gettato, tre diritti e un rovescio. Facciamo questo. Allora, iniziamo. Con il nostro vivagno, come sembra, vedete? Il nostro vivagno. Uno. Poi ci dice di fare tre diritti. Uno, due e tre. Ok? Un gettato, mettiamo sul filo, e facciamo quattro diritti. Uno, due, tre e quattro. Poi ci dice di fare uno a cavallo, per cui passiamo il nostro punto di qua, scusate non si vedeva, lavoriamo l'altro punto e passiamo il punto lavorato, lo accavalliamo, vedete? Così. Poi ci dice di lavorare due rovesci, uno e due. Poi di fare due diritti assieme, per cui prendiamo i nostri due punti, mettiamo a diritto e li lavoriamo, vedete? Così. Poi ci dice di fare quattro diritti, 1, 2, 3 e 4. Un gettato, mettiamo su il filo e lavoriamo tre diritti, 1, 2 e 3. Alla fine un rovescio. E questi sono i nostri 21 punti, ok? Ripetete di nuovo dal 3 diritti, un gettato, 4 diritti, un a cavallo, 2 rovesci, 2 diritti assieme, 4 diritti, un gettato, 3 diritti, un rovescio. Alla fine del giro, quando avete finito e siete arrivati all'ultimo punto, finite con il nostro vivagno. Il decimo giro lavoriamo tutto a rovescio. Ci vediamo all'undicesimo giro. Ok, vedete? Abbiamo fatto il decimo giro che è tutto a rovescio, vedete come viene bello il lavoro? Adesso facciamo l'ultimo giro, perché il dodicesimo sapete già che è tutto a rovescio. L'undicesimo giro si fa 4 diritti, un gettato, 4 diritti, un a cavallo, 2 diritti assieme, 4 diritti, un gettato, 4 diritti e un rovescio. Dobbiamo ripetere sempre da asterisco a asterisco, ok? E iniziamo con il nostro vivagno. Ok? Ricordate sempre che all'inizio e alla fine c'è sempre il nostro vivagno, per cui il nostro vivagno è rovescio. Iniziamo con 4 diritti. 1, 2, 3 e 4. Ok? Poi un gettato, mettiamo su il filo e rilavoriamo di nuovo 4 diritti. 1, 2, 3 e 4. Ok, un a cavallo, passiamo il nostro filo di qua al punto, lavoriamo l'altro punto e accavalliamo il punto non lavorato, vedete? Così. Poi due diritti assieme così, come sempre, e le lavoriamo. Poi quattro diritti, 1, 2, 3 e 4. Di nuovo un gettato, mettiamo il filo in alto e lavoriamo di nuovo 4 diritti, 1, 2, 3 e 4. E poi con un rovescio mettiamo il filo su e facciamo il nostro punto a rovescio. Questi sono i 11 pu 21 punti da lavorare. Ok? Lo ripeto, adesso ripetete di nuovo, 4 diritti, un gettato, 4 diritti, un a cavallo. Scusate, non si vede bene. Ok, un a cavallo, due diritti assieme, quattro diritti, un gettato, quattro diritti e un rovescio. Dopo aver fatto per quante volte l'avete moltiplicato, finite sempre con un vivagno, come all'inizio, un vivagno, finito con il vivagno. Il dodicesimo sapete già che dobbiamo lavorarlo tutto a rovescio. Ci torniamo qui dopo. Ok, abbiamo fatto anche un dodicesimo giro, vedete come viene il punto? Così. Stringe, vedete, si allarga con le 10 magliette, vedete?
10, 8, 6, 4, 2 e finisce con la chiusura. Vedete come viene bello? Allora, io vi dico quante, adesso prendiamo quello che ho già fatto io, vi dico quante gruppi ho fatto io, così almeno vi sapete regolare. Naturalmente io l'ho fatto di due colori, voi lo potete fare a unico colore, decidete voi, ok? Adesso prendiamo quello che già io ho fatto, ok? Allora, io qua. Ho già fatto, allora, ho fatto 1 e 2, 2 di rosso, poi ho fatto 1, 2, 3, 4 di panna, poi ho fatto di nuovo 2 di rosso, poi 1, 2, 3, 4 di panna e finito di nuovo con 2 di rosso, vedete? Poi quando arriviamo qui con i 2 di rosso vi dirò come iniziare a fare anche il nostro collo un po' alto, ok? Allora lavoriamo, ripeto, 2 di rosso, 4 di panna, 2 di rosso, 4 di panna e 2 di rosso, ok? Parlo di gruppi, 2 vuol dire da 1 a 12 ferri. Di nuovo, da 1 a 12 sono 2 gruppi, ok? Praticamente 24 ferri, qua sono 24, 24, 48 ferri, di nuovo 24, 48 e 24, così ci capiamo quanti ferri sono, perché vi ricordo che sono un gruppo da 1 fino a 12 giri, ok? Questi 12 giri sono già un gruppo, per cui parliamo di fino a qua, da qua a qua. Poi da qua a qua sono secondo gruppi, vedete? E poi si vede 1, 2, vedete? Come si vede? 1, 2, 3 e 4, vedete come si vedono? 1, 2, poi di nuovo 1, 2, 3 e 4, poi di nuovo 1, 2 e si finisce con il collo. Ok, per cui ve l'ho ripetuto, due gruppi di rosso, quattro di panna, due di rosso, gruppi, parlo di gruppi, quattro di panna di nuovo e alla fine due di gruppi di rosso. Per cui i due gruppi vuol dire dall'1 fino al 12, di nuovo dall'1 fino al 12 sono due gruppi, ok? 24 ferri. Ok, va bene, arriviamo fino a lì e poi vi dirò come continuare. Abbiamo fatto anche la seconda parte, vedete? 2, 1, 2, poi abbiamo fatto di nuovo 1, 2, 3, 4, ok? Poi di nuovo, un attimo che metto bene, di nuovo 2, vedete? 1 e 2, poi di nuovo 1, 2, 3, 4 e alla fine 2, adesso vedete? 1 e 1, 2, ok? Adesso siamo alla parte dove dobbiamo iniziare a chiudere. Allora, praticamente, essendo 84 punti, ok? Noi cosa facciamo adesso? Chiudiamo. Un attimo. Allora, cosa facciamo? Dobbiamo fare la parte del collo, ok? Per cui dobbiamo chiudere le spalline, ok? Le spalline, sia di qua. Puoi lasciare il centro per lavorare e di nuovo le spalline. Cosa facciamo? Dividiamo il lavoro e facciamo così. Vedete? Adesso dobbiamo fare, non so se si vede, la parte del collo. Andiamo se riusciamo. Ok. Questo qui. Ok? La parte del collo. E dobbiamo fare, chiudiamo 23 da questa parte. Vedete? Poi lavoriamo 40 i punti e poi di nuovo chiudiamo 23. E adesso vi dico come fare. Ok, iniziamo a chiudere i nostri 23 punti. E cominciamo. Un diritto, vedete? E lavoriamo il secondo punto a diritto. E accavalliamo il punto lavorato, vedete? Così. E abbiamo già fatto un punto, ok? Lavoriamo il secondo. E lo accavalliamo, scusate, e abbiamo accavallato il secondo punto, lavoriamo un altro punto e accavalliamo il terzo punto, vedete? Dobbiamo accavallare sempre i punti, siamo già al terzo, poi andiamo a quarto, vedete? E accavalliamo il quarto punto. Oddio, un attimo, è uscito, scusate. Allora, accavalliamo
Stavo dicendo, accavaliamo il quarto punto, vedete, è così. Vedete, toccate, non stringeteli troppo, eh. Siamo a 4, poi cavaliamo il quinto. Vedete? Cavaliamo il sesto. Fino ad arrivare a 23 punti. Quando siamo a 23 punti, vi dico come fare. Ok, come vedete, ho accavallato 23 punti. Ok, me ne rimane uno di qua. Ricordate sempre di contare i punti per non sbagliare, ok? Poi, allora, uno è di qua e ho già fatto. Adesso iniziamo a lavorare il collo e facciamo la costa 2 a 2. Come si fa? Allora, già il primo diritto l'ho già lavorato, allora lavoro il secondo diritto, vedete? E già, ricordate che questo è il primo giro, scrivetevelo sempre, due diritti. Poi facciamo due rovesci, uno e due, poi di nuovo due diritti, uno e due, vedete? Due rovesci, uno e due, due diritti, uno e due, di nuovo due rovesci, uno e due, due diritti, uno e due, vedete? Così, fino ad arrivare a 40 punti, ok? Noi abbiamo fatto già 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 punti. Dobbiamo arrivare fino a 40 punti, ok? Facciamo di nuovo due rovesci, due diritti, due rovesci, due diritti, di nuovo due rovesci. Vedete? Due diritti, di nuovo due rovesci, due diritti, uno e due. Vediamo se siamo arrivati a 23 punti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Dobbiamo ancora lavorarne 2, 4, 6, 8, 10 punti ancora. Per cui abbiamo fatto già due diritti. Adesso di nuovo due rovesci, uno, due, due diritti, due rovesci, due diritti e due rovesci. Dovremmo esserci con i punti, vediamo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20, 23, vedete? E ci siamo. Adesso come lavoriamo? Dobbiamo anche chiudere questi punti qua, ok? E facciamo, visto che siamo a 23, lavoriamo un altro punto, mettiamo al diritto, lavoriamo uno, ok? E un attimo perché questi sono i 40, ok? Allora, lavoriamo il primo punto, il secondo punto, scusate, non è. Secondo punto e accavalliamo il punto lavorato, vedete? Così. Di nuovo lavoriamo il punto e lo accavalliamo. 2. Di nuovo 3. Cavalliamo tutti i punti fino alla fine, vedete? Poi vi dico come prendo gli altri punti. Vedete? Stiamo accavallando tutti i punti qua e la chiusura. Ok? Dovete accavallare tutti i punti fino ad arrivare qua, come sto facendo io. Vedete? Stiamo già chiudendo. Lasciamo perdere questi qua. Questo non c'entra niente. Poi continuiamo il lavoro. Adesso stiamo chiudendo tutti i nostri punti. Vedete? Io vado un po' veloce, pertanto l'avete capito che dobbiamo chiudere tutti i punti. E si chiude accavallando. Ok? Un attimo. Ok? Cercate di non stringere i punti, eh? Per cui ogni tanto vedete che faccio così per non stringere troppo il punto che stiamo accavallando. Vedete? Così. Vedete che sto chiudendo tutti i punti. Stiamo alla fine. Vedete? Adesso allarghiamo i punti così non viene stretto. Così. Vedete?
Un attimo che anche a me ogni tanto scivolano i punti, devo stare anche attenta. Ok, siamo alla fine dei punti, vedete? E chiudiamo l'ultimo punto, accavalliamo l'ultimo punto. Ok, chiudiamo bene, passiamo il ferro, prendiamo la nostra forbice, tagliamo sempre in lungo il filo, ok, tiriamo il filo e lo chiudiamo. Ok, vedete? Abbiamo chiuso sia la parte sinistra del lavoro che la parte destra, vedete, rimane il nostro collo. Ok, ricordate che il primo collo, tenete sempre bene i punti, questo è il primo ferro, ok, il primo. Adesso iniziamo a fare il secondo, giriamo il lavoro. E allora ricordate che la costa 2 a 2 è come si presentano i ferri, ok? Riprendiamo il nostro filo. Ok, adesso qui, se abbiamo prima lavorato il rovescio di qua iniziamo con il diritto. Vedete? Un diritto, uno, lavoriamo il secondo, vedete? Adesso lavoriamo due rovesci, uno e due, lavoriamo due diritti, uno e due, vedete? Lavoriamo due rovesci. E come si presentano i punti? Vedete? Due diritti. Due rovesci, uno e due, vedete? Così stringete bene il punto perché questo è importante, ok? E continuate il lavoro fino a, vedete che io ho fatto già due rovesci, adesso tocca due diritti, due rovesci, due diritti, due rovesci per tutto il giro. Questo è il secondo giro. Ricordate di fare questi giri in totale 20 giri totale. Per cui vuol dire che se siamo al secondo, poi al terzo, quarto, quinto e sesto, così per 20 giri. Al 21° giro chiudiamo i punti. Allora, facciamo così e poi ormai come chiudere i punti lo sapete, si accavallano i punti. Ok, allora fate 20 giri totale, costa 2 a 2, come si presentano i punti, come girate in presenza. Se per esempio qui ci sono due rovesci, due diritti, due rovesci, di qua ci sono due diritti, due rovesci, per cui come si presentano i punti. Ok, fate 20 giri, poi al 21° giro chiudiamo e poi vi dico come continuare. Ok.